con Alessandro Borin. Lei è un noto avvocato di Caorle, è stato anche consigliere comunale, insomma ha una storia anche amministrativa, nonché lei proviene da una famiglia, dalla famiglia Borin, una famiglia turistica che ha strutture alberghiere in Caorle. Però voi siete anche imprenditori, non solo in questo settore ma anche nel settore agricolo, e avete fatto un po' con i vostri prodotti che realizzate poi nel territorio della nostra bonifica, del Portuguarese, del Sandonatese, avete realizzato la birra Borin e la pasta Borin. Ci può illustrare un po' il perché e che cos'è questi prodotti che avete fatto? Allora, diciamo anzitutto che non sono solo la birra e la pasta Borin, ma sono la birra di Caorle e la pasta di Caorle. Perché ci teniamo a questa precisazione? Prima di tutto perché abbiamo anche registrato i marchi, ma in secondo luogo perché questi sono prodotti che si caratterizzano per avere le materie prime provenienti dal territorio, e noi abbiamo certezza e diamo certezza ai nostri clienti che all'interno della bottiglia di birra e nel sacchetto di pasta ci sono esclusivamente cereali prodotti a Caorle. Questo perché per noi è importante, perché abbiamo voluto valorizzare le produzioni cerealicole locali, dando importanza a delle particolari varietà che sono grani antichi e sono orzi che si prestano esclusivamente a questo tipo di lavorazione. Abbiamo tra l'altro avuto modo di sponsorizzare anche l'equipaggio che ha vinto la Barcolana, e la birra di Caorle, birra Borin, si chiama Bora Bionda, Bora Rossa, Bora Bianca e Bora Scura. L'equipaggio evidentemente ha beneficiato della sponsorizzazione che grazie alla Bora Bionda ha potuto vincere la Barcolana. Ecco, al di là di questo però lei ha detto prodotti del territorio, e che significa che a volte noi non capiamo invece il valore del nostro territorio, il valore agricolo, le produzioni, la qualità. Certo. Ecco, sfruttare questo vuol dire anche produrre, vuol dire anche occupazione, vuol dire anche commercio, vuol dire tutto. Certo. E voi avete avuto come famiglia molto coraggio su questo. Sì, diciamo che noi ci siamo posti l'interrogativo se valeva la pena continuare semplicemente a conferire ai vari consorzi i raccolti che vengono diciamo prodotti ogni anno, oppure se ci fosse margine, e lo abbiamo verificato che c'è, per poter trasformare il semplice prodotto agricolo in un prodotto finito. Tra l'altro le caratteristiche pedoclimatiche del nostro territorio ci consentono di dare vita ad una pasta e ad una birra veramente eccezionali.